Per modificare velocemente le nostre foto su iPhone, possiamo ricorrere ai filtri. I filtri sono delle configurazioni preimpostate che applicano alla foto tutta una serie di modifiche in modo automatico. Ma prima di iniziare, sigla! Per chi non mi conoscesse, sono Matteo, fotografo professionista e fotografo iPhone. Ed in questo canale ti aiutiamo a migliorare la tua fotografia, soprattutto con il tuo caro melafonino. Quindi, se anche tu vuoi migliorare fin da subito le tue foto, guarda per intero questo video ed iscriviti qui sotto al canale. Mi raccomando, poi attiva le notifiche per essere sempre informato sull'uscita di un nuovo video. Ma ora torniamo a parlare dei filtri fotografici. Va da sé che, essendo le modifiche che possiamo fare sulla nostra foto praticamente infinite, anche i filtri fotografici presentano possibilità illimitate. Chiunque potrebbe mettersi a smanettare su un programma di editing e creare quindi il proprio filtro. Per evitare però di perdere ore ed ore a cercare sull'App Store qual è la migliore app, ti farò adesso io un elenco di quali sono le migliori app di filtri sul tuo iPhone. Sei pronto? Cominciamo! Che senso avrebbe scaricare 1000 app, studiare centinaia di filtri, magari pure spendere qualche soldino senza aver prima spremuto a fondo il tuo iPhone? Sì, perché nel caso non lo sapessi, il tuo iPhone ha con sé diversi filtri già presenti nella galleria e pronti subito per l'uso. Ti basterà infatti andare su Galleria, cliccare sulla foto che desideri modificare, pigiare su Modifica e andare sull'icona dei filtri. Per intenderci, quella con i tre cerchietti. Scegliere poi il filtro che desideri e regolarne l'intensità e schiacciare Fatto. In pochi semplici passaggi, quindi, avrai cambiato completamente il look della tua foto, senza però nemmeno passare per l'App Store. Certo, questa scelta, anche se sicuramente è la più comoda, offre un numero ristretto di possibilità. Per rendere, diciamo, le cose un pochino più piccanti, passerò ora ad altri tipi di app molto più serie su questo tema. Lightroom è un'app famosissima tra i fotografi professionisti e presenta una quantità di filtri senza rivali. Una volta installata, recandoti sulla sezione profili, si aprirà un elenco che ne conta diverse decine. Ovviamente questi sono più o meno semplici e da soli non sarebbero sufficienti, diciamo, a far conquistare questa posizione a quest'app. La vera forza di Lightroom, sia da desktop che da mobile, sta nel fatto di poter aggiungere altri filtri che si trovano su internet. Proprio così, come abbiamo detto anche per la versione desktop, si ha la possibilità di recarsi su uno dei tanti siti di filtri gratuiti e non, scaricarli e caricarli direttamente sull'app del nostro melafonino. Questa fantastica opzione fa schizzare la galleria dei filtri da poche decine a centinaia di migliaia, se si vuole. Ma non è finita qui. Non solo potrai caricare qualsiasi profilo creato quindi da altre persone, o da te stesso magari, ma potrai farlo con filtri creati da veri e propri fotografi professionisti, artisti rinomati che mettono su internet quindi i loro preset a disposizione del pubblico. Le tue foto potranno assumere qualsiasi look tu desideri ed in modo talvolta completamente gratuito. Per te che sei arrivato fino a qui, desidero farti un regalo che sono sicuro apprezzerai moltissimo. Infatti, se vuoi apprendere tutti i segreti che si celano dietro le mie fotografie per iPhone, ti invito ad iscriverti al corso gratuito Da Zero a Fotografo iPhone, che abbiamo sviluppato proprio per farti compiere il primo passo per diventare un fotografo iPhone migliore. Infatti, all'interno di questo corso di 3 lezioni troverai tantissime informazioni che miglioreranno sensibilmente la tua fotografia da iPhone. Vuoi riuscire a scattare queste foto anche tu? Allora iscriviti subito al corso gratuito. Trovi il link qui sotto nella descrizione. Se dai filtri per le tue foto cerchi qualcosa di completamente diverso e di veramente creativo, allora hai appena trovato l'app giusta. Quest'app trasforma le tue immagini in un disegno con appena un click. Sappi che questa app trasforma anche i video in un cartone animato. Holly costa 2 euro e offre un intero set di 8 filtri a disposizione,
più un altro set gratuito pronto da scaricare. Se poi non ti bastasse e vuoi cercare qualcosa di più, allora potrai decidere di comprare i tre pacchetti filtri aggiuntivi spendendo qualche euro in più. Quest'app è davvero semplicissima da usare e permette di condividere immediatamente i risultati sui vari social. VSCO, o come la chiamo io, Vasco, è certamente un'app di filtri per iPhone più completa rispetto alla precedente. Essa infatti fornisce tutta una serie di strumenti base per editing, in modo da darti la possibilità di creare da solo, il look perfetto della tua foto. Se però non sei interessato a questo, non hai tempo o semplicemente preferisci i filtri, non preoccuparti. La forza di quest'app sta proprio in questo, ovvero nel grande numero di preset già precaricati all'interno. Scorrendo la lista troverai sicuramente quello che meglio si adatta alla tua foto, donandole quindi quel look che tanto sognavi. Alcuni di questi filtri poi richiamano addirittura i grandi classici del cinema, ricreandone alla perfezione colori e atmosfera. Line Camera arriva direttamente dall'Asia con centinaia di meraviglie pronte a stupirti. Se ami gli aspetti giocosi, riempire le vostre foto di adesivi colorati e far sì che sprizzi di vitalità questa foto, allora quest'app fa decisamente al caso tuo. Line Camera mette a disposizione più di 100 filtri dalle caratteristiche più disparate. Ed oltre a questo troverai ben 5.000 adesivi di tutte le forme e colori. Se poi sei un fanatico di selfie, allora sei davvero nel posto giusto. Quest'app ha una funzione che ti aiuta a scattare il selfie perfetto, migliorando la bellezza del soggetto. Ovviamente Line Camera non è un'app che si vuole prendere sul serio, considerala più come un passatempo ed un'occasione per divertirti a suon di foto. Ti voglio ricordare infine che Line Camera è gratuita, ma con delle funzioni a pagamento. Ebbene sì, ragazzi, ebbene sì, ebbene sì, siamo quasi giunti alla fine. Adesso che hai guardato questa lista, hai davvero tutti gli strumenti necessari per rendere le tue foto dei veri capolavori. Potrai davvero sbizzarrirti tra effetti e colori fino a stravolgere l'immagine passando ore e ore di puro divertimento. Ricorda di scriverci un commento qui in basso dicendoci quello che ne pensi di questo video, oppure se non hai capito qualcosa, o se hai una domanda da farci. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti subito al canale, così non ti perderai i prossimi video che pubblicheremo su come migliorare la tua fotografia. Seguici anche sul nostro profilo Instagram, dove quasi tutti i giorni postiamo delle incredibili e bellissime foto scattate da iPhone. La fotocamera dell'iPhone a primo impatto sembra davvero semplice da usare, vero? Ma poi, quando invece incominci a conoscerla più a fondo, scopri che ha tantissime potenzialità nascoste di cui non ne conoscevi l'esistenza. Ed ora ti faccio una domanda: vuoi riuscire a scattare queste foto anche tu? Beh, allora, se vuoi apprendere quindi tutti i segreti che si celano dietro le mie fotografie per iPhone, ti invito ad iscriverti al corso gratuito Da Zero a Fotografo iPhone, che abbiamo sviluppato proprio per farti compiere il primo passo per diventare un fotografo iPhone migliore. All'interno di questo corso di 3 lezioni troverai tantissime informazioni che miglioreranno sensibilmente la tua fotografia d'iPhone. Iscriviti subito al corso gratuito, trovi il link qui sotto nella descrizione. Ricorda che la miglior macchina fotografica è quella che hai sempre con te.